Documenti finanziari in aula. Atti di indirizzo discussi. Contro la violenza sulle donne. Il 24 novembre il Consiglio regionale ha approvato il rendiconto 2014 della Regione, il cui testo era approdato in aula nella seduta precedente. Ha iniziato l'esame del collegato alla finanziaria 2015 e ha discusso e votato diversi atti di indirizzo. In copertina. L'Assemblea legislativa il 24 novembre ha approvato il rendiconto 2014 e iniziato l'esame del collegato alla manovra finanziaria 2015. Dopo le relazioni e il dibattito generale sono stati approvati 22 dei 47 articoli. Tra le novità, la modifica del ruolo di SCR, la società di committenza regionale, che avrà fra i suoi compiti l'organizzazione di iniziative per agevolare l'avvio e la crescita delle start-up. Il Consiglio regionale ha discusso il 24 novembre diverse mozioni e ordini del giorno. In particolare è stato approvato un documento del Movimento 5 Stelle che impegna la Giunta regionale a pubblicare, entro 15 giorni, l'avviso pubblico per la designazione del garante per l'infanzia e l'adolescenza, previsto da una legge regionale, e a designarlo entro 2 mesi. Niente ticket sanitario in Piemonte per curare le donne che hanno subito violenze. Lo prevede una mozione, prima firmataria la presidente della Consulta eletta Stefania Bazzella, approvata in aula per la giornata contro la violenza sulle donne. Il documento impegna la Giunta a garantire l'esenzione per tutte le azioni successive alla violenza sessuale o domestica, come richiesto dalle vittime, a loro totale tutela.